Questo libro del 2011 è alla settima ristampa, quasi 10.000 copie vendute nei convegni, e lui, vi dico soltanto che ha scritto questo testo attingendo a 20 archivi, quindi lui è andato in 20 archivi nei suoi nella sua trentennale carriera a prendere documenti storici e ci ha studiato sopra. E lui viene da Caprile di Roccasecca, quindi paese di San Tommaso d'Aquino. Inoltre lui cita anche tutte le fonti bibliografiche e nel suo testo lui spiega in maniera esaustiva, in maniera molto semplice ma scientifica, quello che è stato quel periodo. Quindi parla della legge delle teorie lombrosiane assurde, la legge Pica, il fenomeno delle brigantesse, il fenomeno dei legittimisti, tutta la gente che veniva in tutta Europa per morire, per difendere il regno. Poi c'è un capitolo dedicato a come venivano maltrattati e massacrati le tonache, i preti. Poi parla in maniera molto dettagliata dei fatti di Sernia e in maniera altrettanto dettagliata dei fatti di Ponte Landolfo. Io avevo preparato dei video o qualcosa, ma vedo che il tempo è quasi finito, poi fa caldo, non voglio torturare nessuno, insomma. Quindi è un testo che effettivamente per chi ha voglia di cominciare ad approfondire questo argomento è molto molto utile. Ma non, è un testo scientifico, non sono opinioni, ci sono stupendi archivi, fonti archivistiche e bibliografiche. Il costo per il valore del libro è, io dico, di solo 20 euro, ma come posso dirvi, avvocato, che non è che io non dissendo con voi, per esempio su molte cose pure dissendo con Riccardi, pur condividendo con lui tantissime cose, perché poi bisognerebbe poi ragionare Ferdinando II dopo 1848, bisognerebbe ragionare su tante altre questioni che non si possono fare adesso. Quindi per dire, non è che noi non siamo neutrali, però siamo imparziali, almeno questo sì. Quindi chi volesse mettere in biblioteca e vuole leggere qualcosa di molto serio e concreto su quei fatti di quel periodo, consiglio vivamente di acquistare il testo di Ferdinando Riccardi. Io ringrazio tutti per la gentile disponibilità, spero di non essere... Io personalmente non essere stato noioso, sicuramente l'avvocato e Ferdinando Riccardi hanno preso la platea, io nel mio piccolo ho cercato di dire la mia, io appartengo alle masse, mi definisco Lazzaro, e quindi faccio un applauso a voi soprattutto che avete avuto la pazienza di stare qui.